Double Face, ragazzi, e benvenuti in questa nuova parte di The Binding of Isaac Repentance. Dopo quello che è stato seriamente uno degli episodi più belli di tutta la serie, che non si è concluso con una vittoria nel senso stretto del termine, ma che dal punto di vista del contenuto, secondo me, è stata sublime. Un episodio pazzesco che veramente, cioè, che soddisfazione. Però che soddisfazione giocare Tainted Jacob se poi devono uscire queste figate. Cioè, ma dove lo trovate? Un altro youtuber che vi porta video del genere di Isaac, ragazzi. Cioè, sembra un anime a volte sta serie. Ed è una figata, secondo me. È veramente una figata. Ma tempo al tempo. Avremo tempo, per l'appunto, di prenderci la nostra rivincita su Dark Esau. Detto questo, stasera mi levo un dente. Tainted Cain, Greedier Mode. Mi sono preparato. Faccio una premessa per l'ultima volta, anche perché faremo altri due run con lui e poi basta. A me, parere personale, questo personaggio non piace. Sono contento che esista Tainted Cain all'interno di The Binding of Isaac, perché permette a noi giocatori di risolvere uno dei problemi. Cioè, fondamentalmente è una backdoor che possiamo sfruttare per tutte le ingiustizie che il gioco ci regala. La tecnica che abbiamo usato nello scorso episodio per arrivare da Mother, la potremmo anche utilizzarla partendo da Tainted Cain. Diventiamo forti con Tainted Cain, utilizziamo il clicker all'ultimo piano e battiamo il boss finale con Tainted Lazarus o Tainted Jacob, ok? Oppure, per me è ancora meglio, perché quella è un tipo di strategia che va bene, nello scorso episodio ci è capitata tra le mani, quindi ci siamo divertiti a usarla, ma non me la vado a cercare. La cosa più figa, dicevo, che permette di fare lui è, una volta finiti tutti i completion mark, potersi craftare tutti gli oggetti del gioco se si conosce la ricetta, e per quello si va su un sito e ciao. Si guardano i consumabili di cui si ha bisogno, si va nella Greedier Mode come stiamo per fare ora, si rompe la modalità e si craftano tutti gli oggetti che ci mancano. Che ne so, non abbiamo mai trovato Gigamash? Lo craftiamo con lui, così completiamo il compendio degli oggetti. E non dobbiamo stare a resettare come avevo fatto io per ottenere il 1000% nel mio primo file di salvataggio di Isaac, che poi è questo in realtà, ovvero restartare, restartare, restartare una run con Isaac sperando che in una delle prime secret room si potesse trovare un oggetto che poi andava a rerollare. Insomma, era un casino. Con Tainted Cain questa cosa si fa molto più semplice, ok? Quindi è un po' una scorciatoia, se vogliamo, che gli sviluppatori hanno messo e che ci permettono di facilitarci la vita per quanto riguarda le cose più tediose del gioco. Quindi sono contento che ci sia per questo motivo. Come personaggio mi fa orrore, perché mi va a rompere quello che mi piace di Isaac, o comunque di un roguelike. Soprattutto un roguelike, anzi, gestionale, come è Isaac. Non solo lui, ma per me lo è particolarmente Isaac. Ovvero, io devo cercare di arrivare alla fine della run con le risorse che il gioco mi mette a disposizione. Ed è per questo che infatti a me le run che piacciono di più sono quelle difficili, dove c'è veramente poca roba su cui poter agire e quindi bisogna ingegnarsi. Come la scorsa, quando eravamo a Mines, cos'era, 2? Avevamo pochi cuori con Tainted Lilith, però con un po' di pazienza e un po' di ingegno, qualche scelta ad hoc, siamo riusciti comunque ad uscire da lì, ad andare a Mausoleo con quasi piena vita. Cioè, a me quelle cose piacciono di Isaac, sfruttare le risorse che ci vengono date per in qualche modo, magari anche creativo, avere la meglio sul gioco, sulla partita corrente. Con Tainted Cain questa cosa non c'è, perché Tainted Cain ti letteralmente dice farma tutte le risorse che ti pare. Cioè, guarda, sono un generatore infinito di risorse, puoi ottenere tutti gli oggetti che ti pare con me. E a me dà fastidio. Non mi piace come cosa, perché mi sento di barare. Cioè, questo personaggio è come se mi chiedesse di barare, e a me non piace. E poi, motivo più personale, per il tipo di vita che sto conducendo adesso con l'università e tutto, un personaggio che mi richiede una run di 3 ore per finire la run, appunto, non è nelle mie corde.
Magari tra di voi c'è un pubblico, la maggior parte del pubblico è più giovane, quindi non ha di questo problema e penserà: ma che dici? È bellissimo poter buttare 5 ore su questo personaggio e diventare Dio e fare il culo a tutti i boss in una volta sola usando la R-Key. Non è questa l'idea che ho io di Isaac come gioco. Io Isaac voglio accenderlo quando ho un'ora di tempo libero la sera, farmi la mia bella partita, che vinca o che io perda, sapendo di aver dato il massimo. E poi andando a letto, fondamentalmente. Quindi un personaggio che mi chiede di fare una run di 3 ore per fare una run che altrimenti durerebbe un'ora con un altro personaggio, non mi fa impazzire. Io spero di essermi spiegato, ma con questo non sto dicendo che è un personaggio brutto in assoluto, ho semplicemente detto perché, per me, opinione personale, questo è un personaggio che non mi fa impazzire. Se a voi vi piace, buon per voi. Però sappiate che non potrò mai giocare questo personaggio come ho fatto in episodi precedenti e come farò anche oggi in realtà e con la prossima run che faremo prima o poi con Tainted Cain non lo giocherò come vorreste voi, cioè mettendomi lì 30 ore a diventare Dio, ok? Io quello che voglio fare in questa grid, visto che vi ho promesso comunque che avremmo rotto il gioco, è sì rompere il gioco ma non standoci 3 ore. Rompiamo il negozio, otteniamo tutti gli oggetti che ci pare, meglio consumabili che ci pare, prendiamo solo gli oggetti che ci permettono di avere una build molto forte, capace di vincere ogni partita, e andiamo da Ultra Gridier e ciao. Perché io ragazzi non ho tempo, non ho tutto questo tempo da dedicare a questo gioco, ok? Allora, mi sono visto una guida veloce su YouTube per fare questa roba. La prima roba da fare è trovare un oggetto. Ok, esatto, perfetto. Trovare un oggetto in sconto nel negozio. A posto. Una volta fatto ciò. Ok, dobbiamo prendere le monete. Quelle di più di valore, diciamo. Che palle, questo era bellissimo. E comprare tanti oggetti nel negozio, cioè finché si può almeno. Così da accumulare tutta una serie di consumabili, ok? Allora, non ci bastano le risorse per comprare sta roba. Oddio, in realtà potrei. Ho droppato un cuore rosso, sì. Allora, perché l'obiettivo qual è? Craftare 4 Steam Sale. Almeno il video che ho visto è un po' vecchio, quindi non so se l'hanno corretta sta cosa, ma spero di no. Anche perché sennò sono fottuto. Il nostro obiettivo è craftare lo Steam Sale. 4 Steam Sale che ci permettono di avere il prezzo più basso possibile per gli oggetti che si trovano nel negozio della grid almeno, ma penso anche in quello di una run normale. Ok. Perfetto. Allora, mi servirebbero altre monete. Ok, allora io in realtà che cosa ho a disposizione? Non ho due chiavi in giro, vero? No, quindi facciamo così. Questo. Ok, non è proprio il top, questo, però. Ok, tanto l'idea iniziale è fare qualche ondata della Gridier e ottenere delle monete a sufficienza tali da permetterci di comprare tanti oggetti e accumulare roba. Ah, però non, nel tutorial, allora ci penso, non c'era scritto come ottenere Birthright. Vabbè, lo vediamo dopo. Tanto la prima cosa da fare sono gli sconti, credo. Interessante. Vabbè, ne prendo giusto uno per sicurezza. Ci scommettete che morirò? Quella è stata una bella botta di fortuna.
Allora, quelli che fanno le esplosioni mi piacerebbe tenerli perché mi sono comodi per fare danno ai nemici. Infatti l'ho ammazzato. E resta pure lì a fanciullo. Posto. Andiamo, quando vuoi morire? Grazie. Non so quante altre ondate ci sono, che almeno una di sicuro. Aspettiamo. No, dai, perché è saltato. Il boss subito. Ah, speravo di poterlo colpire con le... Ah, shit. Con le troll bomb, ma niente. Pronto il boss perché così ottengo più monete, ragazzi, eh? Ve lo ricordo sempre. Pin, poteva andare peggio. Visto che il piccoletto si è arrabbiato, possiamo anche provare a fare fuori Steven immediatamente. Se mi riuscisse a ricolpirli, sti due maledetti. Ok. Siete belli tosti, eh? Ah, lui non parte con più danno? No, 3,50. No, è Kane normale che parte con un moltiplicatore del danno più alto. Lui parte un po' sottotono. Per diventare più forte col tempo. Ma in generale, secondo me, tutti i Tainted partono un po' sottotono a livello di statistiche, che giustamente gli sviluppatori hanno pensato di fare leva, mi avvicino un po' al microfono, scusate, sulle loro meccaniche peculiari per farli diventare forti. Avvicino il microfono, anzi più che avvicinare il mio. Allora, Satana dopo, non ci interessa in questo momento. Quindi. Buono! Allora, calma, ora possiamo cominciare a fare un po' di roba. Ok. Mi serve una moneta e mi serve una chiave. Ho modo di ottenerla senza rischiare? No, ok. Ah, ma quella non è in vendita, ho sbagliato. Ok. Posto. Ok. Di nuovo. Mi servono le chiavi e mi serve una di queste. Ok, mi mancano solo due chiavi. Please, dammi due chiavi. Non posso comprarla da qua perché me la darebbe come oggetto. Cioè me la darebbe come consumabile, scusate.
E non volevo, va bene. Oh, è incredibile, ma non è che sto chiedendo chissà cosa, eh. Cioè... Ah no, ma la parte... Eccola la chiave, che scemo. Quella però è caricata, quindi non va bene. Ok, a posto. Aspetta. Ok. Ne ho fatti tre, ne manca giusto uno. Allora. Yes. Posto. Tac, tac. Andiamo a prendere la bomba che è rimasta fuori, mi sembra, così ce la togliamo dai pensieri. Un cuoricino. E dovremo avere il prezzo più basso possibile. Allora, adesso Birthright. Birthright si fa. Allora, vediamo. Io ho un Soul Heart in giro, sì. Ah no, aspetta, me ne servono due. Ok, perché non ho delle pillole, vedo. Ok, ho due Soul Heart. Una bomba, due cuori e tre monete. Easy. Quante bombe? Una. Ok. Due cuori rossi. E per il resto tre monete, sì. Ok. Piano, che rischio di prendere quelli sbagliati, se no, ok. Posto. Bene, abbiamo vinto. Allora, tan, tan, tan. No, questa non devo prenderla. Tan. Tan, no, dammi. Tan. One, two, three. Tan. Dammi quella roba lì. Dammi la super monetina, grazie mille. Dammi le monete importanti, così cominciamo ad accumulare roba. Lo stapler. Vabbè, a parte non ci interessa perché tanto è tutto così. Ok, comincia ad esserci roba interessante. Allora, la prima cosa che uno dovrebbe fare è forse rock bottom. Si può trovare rock... cioè, lo possiamo craftare? No, perché non abbiamo un buon heart. E come però lo ottengo un buon heart io? Non lo ottengo, è molto semplice. Beh, uno può anche provare a fare un po' di roba a caso in realtà, credo. Tipo se io faccio... così, no? Blood Bombs, no, non mi fa impazzire. Oddio, cioè, capito che palle sto personaggio. Boh, vabbè. La member card non penso avrebbe effetto. O forse sì, proviamo, tanto non ci costa nulla. A parte sì, è inutile comunque perché non può mai prendere oggetti nella vita lui, quindi ciccia. Ah, però c'è una runa. E già la runa è un pelino più interessante. Ah, più di una runa. Merda, non può... perché non mi vendi? Bone Heart. Cacchius. Che runa tra l'altro è Berkeno. Se faccio tutte rune che succede, scusa? Vediamo un po'. Sono su un sito che mi sta dicendo cosa fare. Cioè mi sta dicendo le ricette. Non mi trova nulla. Quindi secondo te io con 8 di estrume non posso fare nulla. Va bene, allora tolgo.
Beh, posso continuare a fare così finché non becco il cuoricino che tanto ci interessa. Che è successo? Ha preso una... Ah no, l'ha comprata, ok. Ormai cose buono. Allora, se io prendo... Allora, questa dovrebbe essere indifferente. Un po' di questa robina rara. Che schifezza, però. Allora, dammi... Tieni, ti butto un Eternal Heart. Ok, ora cominciamo a ragionare. Questo è un damage up buono. Questo fa schifo. Dammi... No. Beh, carino, ma no. Il coupon, no, grazie. Dammi la chiave supercaricata. Eh no, però dai, che schifo. Su, vivi la vita loca. Non volevo prendere quello. Volevo fare codesto. Vabbè, dammi sta roba, che cavolo. Allora, fammi capire, quindi io non posso trovare un buon heart. Cioè, proprio il gioco dice no, non mi piace il Moonheart. Cioè, capito ragazzi, uno, perché io volevo farmi rock bottom? Che palle, uno non può nemmeno fare come gli pare a lui. No, perché, perché il Moonheart non può spawnare da sta roba, per quello. Poco da fare. Allora, qua devo prendere danno ma rimanere qui. Esatto. Questi li prendo così. Volevo vedere se c'era una secret in giro. Va bene. Oh, attenzione però. Non volevo fare questo, ovviamente. Allora, fammi prendere questi qui. Beh, infami non è male, a parte per come diventeremo rotti probabilmente non ci serve, ma insomma. Una pillola. Grazie, ma non è quello che volevo. Eternal Heart però lo prendo. E magari... vaffancina, volevo prendere quello. No. No, penso poter chiedere di meglio di BFF. Per carità, è un buon oggetto, ma ora non ci serve. Vai, però. È difficile anche prendere le robe. Leo, sì, Ugaz. Ok. Oh, finalmente. Qualcosina di buono. Basta, direi possiamo andare da oltre a Gritir. Escherichia coli. Boh, va bene, tanto non... Tanto questa roba è infinita praticamente, quindi... Divorce papers, buono. Cominciamo un pochino a fare a caso, mi sono rotto. L'eraser, carino. E allora non mi riesce nemmeno di... Pia la roba che vorrei. Buono, il bird's eye. Kidney stone, ottima. Io adoro la kidney stone come oggetto. Chiaramente i calcoli renali nella vita reale non sono un granché. Questa vale come moneta, vero? Sì. Ok. Fa niente. Allora, fammi prendere questo. Asci. Oh, va bene.
giusto per la chiave sovraccarica. No, questo non mi serve veramente. Chiave normale. Pop sprain, aspetta, ora lo crafto. Fammi mettere un'altra bomba. Il Book of Shadows, no, non mi interessa. Mi dà qualcosa di buono, Maremma cane. Eh no, però, dai, vaffancina. Allora, vediamo se... Unicorn Stamp, ma io mi sento preso in giro. Allora, le rune in teoria valgono un bel po'. Vabbè, meglio di niente. Questo sarebbe bellino, ma a parte ho sbagliato perché questo costa di più. È grande, bello. Complimenti. Congratulazioni. Congratulazioni. Congratulazioni, Shinji. Congratulazioni. Beh, congratulazioni. Allora, a parte le cazzate. Sì, subito, guarda, subito proprio. Ah, ups. Kidney Stone non mi fa sparare in questo momento. Dai, su. Madonna, che bellezza. Cioè, ragazzi, veramente, voi lo trovate divertente questo? Io, boh, no. Io, sinceramente, no. No, te non mi interessi. E poi nei commenti, ma lo stai facendo nel modo sbagliato? Sì, va bene. No, non mi serve. Mi serve roba verticale. Vabbè, ho capito. Non posso sperare di trovare rock bottom, quindi mi devo rassegnare. Oh, va bene, già meglio. D'accordo, allora cominciamo a fare sul serio. Te cosa mi serve per fare te? Allora, 4 nickel. Uno lì. Non me lo pia subito perché poi è un casino. Va bene. Quattro nickel, ok. No. What the fuck? Scusa? Che è sta roba? La specialist mod fa questa cosa a Tainted Kane quando trova Void? Ma che cazzata? Con la musica di The Specialist rallentata. Che stupidaggine, va bene. Mi piace. Vabbè, allora continua, mi raccomando. Ah no, perché è Tainted Kane, quindi anche quando trova gli oggetti forti non li può prendere. È vero, poverino. Vabbè, non importa per le tre monete. Tanto sono sempre in tempo per recuperarle. Allora, rock bottom. Ok. Sì, viene anche te, Papa Fly, dai. Allora. Ok. Allora, calma, non sbagliare, eh. Se mi riesce sta roba, svolto. Ok. Posto. Allora, dicevamo... Allora, quindi, finalmente, sì, i 4 nichelozzi, vabbè, a parte ormai il danno non è che me ne freghi veramente niente. Sì, va bene, abbiamo capito, tra l'altro anche Cricket Sad sarà da craftare, direi, sta fermo.
preso troppa roba, ma non importa. Tanto è impossibile prendere quella che vorresti, preciso. Ok. Perfetto. Una bomba, due chiavi, un cuore. Una bomba, se ce l'ho. Due chiavi, ok. Quindi... vabbè. Sì. Posto. Quindi, attenzione. Para 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 ta 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 ta, bellissimo. Bellissimo. Poi io stavo pensando proprio a te. Oddio, per fare questo è un po' complicato. Serve una carta. E se non ho una carta, come fo? Ah, cazzo, mi serviva Judgment di prima. Scusa, Deep Pockets, come me lo faccio? Servirebbe una pillola. Non ce l'ho. Ok, c'è un'altra ricetta. Che però richiede anche lei il nichelino. Cazzo, c'è troppa roba, non vedo nulla. Pyromaniac era figo, sì. Che cazzo ha preso, non lo so. Allora, mi servono però. A parte tutto. Ok, due monete. Tre chiavi. Come cappero fo? Due monete, tre chiavi, due bombe e un nickel. Ok, mi serve il nickel. Noel! No, perché sei andata via? No, eccoli qua i miei nickel. No, porca puzzetta. Ok, ho sbagliato perché ho preso una chiave, ma non c'è problema. Oddio, in realtà il problema c'è. Come cacchio vado in giro con sta roba? Aiuto. Grazie. Allora, così non mi devo preoccupare di sprecare monete, dicevamo. Questo affare. Serve un Eternal Heart. Serve un Eternal Heart e poi altra robina, tipo te. Tanto finché non trovo Eternal Heart in realtà è abbastanza... Da dove l'ho preso quel buon heart? Quando mai ho preso un buon heart? Ok. Prendo giusto per... Sì, a sto punto fammi fare un po' di rovina a caso e ta... E che cazzo però? Che cazzo? Shield Tears però è buono. Questo era Candy Heart, che purtroppo è andato a farsi benedire. Epifora non sarebbe male. BFF va bene, me lo prendo. Tanto finché non trovo un... Sì, Aquarius, ok. Finché non trovo un Eternal Heart non posso andare avanti, per quello voglio fare io. E basta. Va bene, facciamone un altro, ma intanto non cambia nulla. Infatti. Quindi ci sa anche la conferma adesso. Un altro Infamy? No, non penso mi serva. Va bene, dammi Buddy in a box. Il D20, sì, ci manca solo lui, guarda. Sì, va bene. Tanto caos per caos. Chaos, chaos. No, di nuovo però no, grazie. Sì, buono questo.
Allora, mi fai affrontare il boss intanto. Ciao Andy. Bella lì. Oh, due rune addirittura. Che tra l'altro non sono male, però le assorbirò. Con il Bag of Crafting. Allora, con due rune in teoria uno può fare robe interessanti. Se prende la roba giusta, poi. Solo art potrebbero essere tra queste robe giuste. Ho preso dei range up, sì, perché tipo il Tiny Planet è un range up. Infatti mi ha preso troppa roba. Cazzo, ma sovrascritto le rune. Vabbè. Cracked Orb, ok. No, questo ce l'ho già. Ma mi raccomando, continua. Ci renta a te. Dammi solo attivi. Oh. Ma non c'è verso di trovare un Eternal Heart? Vabbè, continua a darmi quest'affare lui, ma... Cioè... Sì, sì, guarda, subito. Oh, madonna, però... Sì, vabbè. Cioè, io capisco che ci sia un sistema di qualità tra gli oggetti, però così è un po' esagerata la cosa. Sì. Va bene, gioco. Vabbè, se non altro nel FAP. E questo è un trinket dorato, lo prendo. Ops. Ok, stavo per morire. No, non è vero, ma insomma, si fa per di. Si schia. Ah, quello non lo dovevo prendere. Non importa. Va bene. Sì, certo. Luck Foot. Beh, a lui non può mancare il suo Luck Foot. Mi dai un cacchio di Eternal Heart, Dio buono. Dammi l'Eternal Heart. Guarda, ho anche potenziato il danno. No, perché no? Ah, perché invece non l'ho potenziato. Perché attenti che... Eccolo! Fermi. Allora, l'Eternal Heart ce l'abbiamo. Ora è un casino, però. Perché mi serve... No, aspetta. Mi serve una carta. Dove la trovo io la carta adesso? Dovrei craftare una roba che mi dia una carta. Ok, allora. Niente, vabbè, ho sbagliato. Che succede? Perché non lo trovi? Ok, proviamo a fare quest'altro. Tre solart, tre bombe e due cuori rossi. Posto. Che ci vuole? Allora. Cioè, che ci vuole? Calma. Ci vuole che vanno prese le cose giuste. Tre solart, tre bombe, due cuori rossi. Che ore sono? Mamma mia, pizza. Mi serve un altro solart. Ok. Sì. Un cuore rosso. Is what I need. And one, just one bombs. Posto. Bella zii. Fai vedere come siamo messi. Anche perché a un certo punto mi devo anche fermare, se no rompo tutto. Abbiamo accumulato tears. Buono. Allora, poi c'è anche il nostro amico Soy Milk. Aspetta, c'è qualcosa dei danni? Sì, la Cricket Sed. Tanto non mi riesce di fare
Non mi riesce di fare il secret art, visto che non ho una carta, quindi pace. Oddio, potrei provare a farmela dare da lui. Se avessi un po' di culo la potrei anche ottenere. Infatti no. Va bene. Allora, Cricket said, mi serve un dime. Eh no, però che cazzo c'è, perché c'è la troll bomb, mi devo far colpire. Fammi prendere questa e fammi provare. Va bene. Questo lo vorrei, andrebbe craftato forse. Vorrei craftarmi il deck of cards forse. Ora comunque... No, anzi, fammi craftare il deck of cards, scusami. Tanto la Cricket Z è inutile se prendo quella roba lì. Sponsor random card. Deck of cards. Allora... Sì, ma è ricorsiva sta roba. Per ottenere il deck of cards ho bisogno di una carta. O di una pillola, ma le pillole non ce l'ho. Posso morire. Aspetta, posso spawnarle le pillole? Forse. Mom's Bottle of Pill, sponsor random pill. Ok. Zitti, buoni. Ok, è perfetto. Manca, però devo metterci un cuore rosso. Perfetto. Però non l'ha spawnata. Ah no, eccola qua, ok. Cioè sì, vabbè, me la sono spawnata da solo. Allora, con la pillola però, attenzione, cosa voglio fare? Il secret art non lo posso fare già con una pillola invece che una carta. Sì, ma mi serve un lucky penny. Madonna, però. No, faccio prima con la carta. Quindi. Deck of cards, allora. La pillola. Due chiavi e per il resto monete. Due chiavi, sì. Mi serve questa cacchio di chiave, mi serviva. Mi serve la chiave. Buono. Mi servono due monete. Giusto? Sono cinque, sì. Ok, ci siamo quasi. No. Sì. Ok. Ok. Droppa la carta. Da bravo, bene. Adesso. Marim, ragazzi. Sacred Heart. Allora. La carta. E fino a lì ci siamo, no? Poi, Soul Art come se piovessero. Un cuore rosso. Allora, ci serve l'Eternal Heart e per il resto Soul Art. Scelta veramente complicata, giustamente. Forse vorrei usare le bombe per fare un po' di spazio quando ne ho bisogno. Ok. Allora, ora è molto importante fare attenzione. Allora, spazio. Spazio, me ne frega nulla del Soul Art. Vattene via. No, 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 no. Te devi... Ok, brava. Sì, l'ho fatta. Ok. Ok, via tutti. Mica, cioè, boh, non so come dovrei sentirmi in questo momento. Mi sembra di star facendo una cosa estremamente stupida, ma remma cane.
Vediamo se... Ah, ho fatto saltare anche là, non importa. Vediamo se mi riesce di metterlo dove vorrei. Ah, quasi. Ok. Posto. Basta. Ora l'ultima cosa che voglio e poi basta. Ah, è anche facile da fare. Ma vedete, a volte le cose più belle sono anche le più semplici da fare. No, quello no, perché sono da due. Posto. No, non mi aumenta. Aspetta, forse. Bene. Ora, io non so voi, ma secondo me si può tranquillamente andare. Ora il resto è veramente roba a caso. Ma se siete d'accordo, si può andare. Se non avete niente in contrario, ovviamente. Insomma, 15 di danno è tutto, secondo me siamo messi piuttosto benino. No, altro range non mi interessa. Ghost Worms va bene. Sì, dammi Elf Up, dammi tutto quello che ti pare, tanto ormai non fa molta differenza. Sì, magari dammi dei passivi, ecco. Ok. Dammi un altro Papa Fly, va bene. Riempiamoci di amici. Dammi Tiny Thomas, basta con questo di 20. Sì, dammi la larva, dai, Infestation, No, questo no. Abbiamo già preso. Sì, dammi questa roba che è completamente inutile in questa circostanza, ma dammela. Dammi Loki, sì, dammi tutto. Guarda, non riesco nemmeno a prendere gli oggetti perché ho troppo range, aiuto. Sì, dammi il cibo per cani. Dammi il moving box. Fammi droppare. C'è qualche altro oggetto figo che vogliamo farci. Potremmo farci il Mega Mash, però qual è il divertimento poi nel trovarlo? Vediamo, diamo un attimo un'occhiata, vediamo se c'è un'ultima cosa che vale la pena magari. Oh, questo non sarebbe male, ma no, troppo complicato. Poi non penso mi migliori troppo la situazione. Ah, beh, giusto. Potremmo farci una roba per resistere alle esplosioni, ma insomma non penso che sia veramente necessaria. Io penso che, anzi. Ah, l'homing sarebbe carino, però insomma. Penso di stare bene così. Anzi, meglio non spingere troppo sull'acceleratore, che l'ultima volta l'abbiamo fatto siamo morti male. Con Tainted Drossel, cioè non è che siamo morti male, ma il gioco ha detto no, non, questo non te lo lascio fare, mi dispiace. E siamo crashati. No, 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 questo per carità no, che mi distrugge la run. Piuttosto questo, che mi può solo aumentare le statistiche. Ok. Sì, dammi carte. Ok, quattro chiavi, due solart, una pillola. Va bene. Quattro chiavi, sì. Ok, due solart, ok. A parte mi serve prima.
questa. Poi mi servi te. E l'ultima cosa che mi manca sono due soul art. E poi siamo veramente a posto e possiamo procedere senza esitazione o la certezza matematica di vincere. Posto. Basta. Per me si può andare. Vai, possiamo stare qua fermi e goderci lo spettacolo. Abbiamo ucciso anche gli host che stavano sotto te. Perché spawnano le cose? Aiuto. Io non ho nemmeno capito cosa è spawnato, ma va bene così. No, non volevo fare questo. Ok. Se prendo tutte carte, che succede? Tutte carte non potranno essere, ma insomma. Ah, beh, bello. Complimenti a chi ha fatto la ricetta. Ah, Gimpy, va bene. Basta, andiamo. Ci ho perso anche troppo tempo con sto personaggio. No, non c'è bisogno. Ecco, uno, se vuole sgraffignare una vittoria facile con la grid, quello che dovrebbe fare a questo punto è craftarsi lo school bag, così da portarsi dietro due oggetti. No, niente, craftarsi lo school bag e utilizzare la R key. No, sì, avevo ragione, no. Craftarsi... No, non serve nemmeno, non è vero, ho detto una cazzata. Batte il boss, quindi batte Ultra Gridier. E sì, va bene, non importa. Batte Ultra Gridier, utilizza la R key. E una volta fatto ciò... Interessante, complimenti. Sì, Blood Puppy, vieni. Una volta fatto ciò, torna all'inizio del gioco, ma è strapotente. Si crafta il clicker, diventa il personaggio che gli pare, tipo Tainted Jack o Tainted Lazarus, e vince la partita. Per come è fatto ora Tainted Lazarus sarebbe quasi da fare una roba del genere, però sapete come sono fatto. Anche se è parecchio ingiusto quel personaggio in questo momento senza aggiornamento risolutivo, da quanto dicono almeno gli autori. Io comunque voglio fare le cose fatte per bene, quindi non utilizzare mezzucci, diciamo. Sono riuscito a prendere danno. Oh no, ora perderemo. E quindi in qualche modo Tainted Lazarus lo faremo nella... Lo porteremo fino in fondo a una Gradier, tra le altre cose, sperando che ci sia l'aggiornamento di mezzo, però, quello sì. Ciao ragazzi, mi avete fatto male, ragazzi. Na 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 na. Sì, aspetta e spera. Boh, va bene. No. No, perché? Va bene, un selection prize è già più carino. Oddio. No, preferisco avere il Chaos Chaos, vero e proprio. Ora qua, c'ho l'anello della vita intorno a me. Ah, mi potevo craftare Twisted Pear, oppure... Cosa ci vuole per fare l'Incubus? Black Heart, no, non ce la fa. Sto bene così. No, non volevo. Oh no, ora perderemo. Che c'è di vivo? Boh. Tutto quello che ci si avvicina muore, quindi. Poi c'ho anche un effetto di homing che non so da cosa mi sia dato, ma ce l'abbiamo, quindi. Buono.
di Empress giusto per avere un altro po' di danno. Qualora non bastasse, quello già abbiamo. Peccato. Ah, però me l'ha tolto i cuori. Attenzione. Adesso sì che siamo in pericolom. Tac. Capite ragazzi, non c'è divertimento secondo me nel fare una run del genere, però vabbè. L'importante è togliersi il pensiero. Cioè, cosa ho dimostrato? Di essere bravo? No. Di aver pazienza e una buona connessione a internet tale da poter vedere il cheat sheet delle ricette di Caino, quello sì. Molto bene. Allora, oltre a Gridir, vediamo quanto durerai. Secondo me un pochino sì, durerai. The Fool. Queste le posso... Ho sbagliato. Queste le posso prendere? No, per carità, non mi dà quella roba. Posso. Questa vale di più? Sì, vale di più. Number one. No, perché mi abbasserebbe il range. Via. Bene. L'episodio finisce così. Un altro Steam Sale, va bene. Ci ha aumentato il danno forse addirittura. Ciao Tragridiere, ciao Framerate. Anche se ne ho viste di peggio, ma insomma. Vai vai, tanto sono invincibile alle esplosioni. Immune. Posto. Wheel of Fortune has appeared in the basement. Bene, se non rompo ora la grid machine, non la rompo più. Solo per curiosità. Non sarebbe cambiato nulla, a posto. Sono comunque sbroccatissimo. Ah, inoltre Tainted Cane è anche utile per farmare un sacco la Grid Donation Machine. Anche per questo è figo. Che magari è una cosa che può diventare tediosa quando è completato con tutti i personaggi la Grid o la Gridier. Va bene. Mi sono tolto anche sto pensiero, dai. Buono. Prossimo episodio... Delirium. Allora, Magdalene ci deve andare. Giuda ci deve andare. Ok. Vabbè, Lazzaro no, no. Che se sarebbe bellino Lazzaro da Delirium, Forgotten. Aia. Sa che però ci andremo con Giuda. Ragazzi, qua è tutto dal vostro Katema. Ci vediamo nella prossima parte. Peace.